Ora, se questi esseri veramente esistono, e per noi esistono, i grandi poteri mondiali, purtroppo a volte con il beneplacido delle religioni, scomparireb scomparirebbero. Ed è quello che vuole la grande, ma la grande eh, parte dell'umanità. Miliardi di persone oggi soffrono nel mondo. E vorrebbero una pace, la fratellanza, l'unione, l'armonia, vorrebbero mangiare, lavorare, andare in pensione. Quindi questi personaggi potrebbero regalarci gratis la loro alta scienza. Ancora non lo fanno e fanno bene perché non siamo pronti, ma prima o poi saremo pronti. Quindi io non vi dico di credere, vi dico di aspettare. Però aprite la vostra mente. Non sorprendetevi se un giorno accadrà quello che noi vi stiamo dicendo, che poi non è una profezia religiosa, è un dato di fatto, è nell'evoluzione umana. Questi esseri scenderanno sulla Terra e contatteranno il mondo. È meglio che non ci azzardiamo ad attaccarli perché tutti i nostri eserciti sarebbero sconfitti all'istante. E quando atterreranno il nostro mondo cambierà. Però questo contatto non sarà in un momento di pace, accadrà in un momento, già siamo in un momento grave, forse dove il pianeta è sconvolto da grandi catastrofi, da grandi guerre, però accadrà e voi umilmente dovrete ammettere quei personaggi strani quel giorno a Lugano ce l'avevano detto e eh, avevano ragione. Noi non, non vogliamo né applausi né ragione, noi vogliamo, come ha detto mio figlio, rendervi la vita un po' migliore. Noi lo facciamo attraverso il punto massimo di riferimento della nostra vita, che è Cristo. Io personalmente sono cattolico cristiano, non sono d'accordo con le corruzioni dei vertici della Chiesa. Se leggete la mia rivista, vedrete dei dossier dove attacco la mafia in Vaticano e tutte cose di questo genere. Ho grande rispetto per il Papa Francesco, anche se è attaccato da più parti, perché vorrebbe, sta cercando, si sta sforzando con i limiti che può avere una persona umana di cambiare la Chiesa, cercarla di riportarla all'umiltà, alla povertà, è un compito difficile, io non vorrei essere nei suoi panni, perché si tratta di centinaia di anni di storia, di corruzione, di soldi, di poteri, di invidie, di gelosie, però ci sta provando e questo veramente va eh, esaltato e apprezzato. La nostra famiglia, la mia famiglia, buongiovanni, è concentrata a fare il proprio dovere. Ci siamo divisi i compiti, e cerchiamo di fare della solidarietà. E poi, abbiamo il nostro Pier Giorgio che divulga queste realtà, questi segni, queste manifestazioni. Abbiamo l'associazione, appunto, Funima: abbiamo il nostro dovere, io sono siciliano, di fare nella nostra terra quello che è possibile per combattere il male che c'è nella nostra terra, che non è solo nella nostra terra cioè la mafia ma è sparsa un po in tutto il mondo e siamo qua e sappiamo che non siamo solo noi ci sono, facciamo delle piccole eh, paragoni non fraintendetemi però sappiamo che ci sono altri piccoli noè nel mondo che cercano di creare queste arche che eh, vogliono fare del bene, aspettando che cosa? La cristianità e questo è questo il messaggio più importante che mi è stato dato, due messaggi mi sono stati dati che vi voglio trasmettere, cioè dai, da tanti messaggi che ho ricevuto due li voglio distaccare e ve li voglio dire nella, con il massimo della sincerità. Il primo è mh, della seconda venuta di Cristo. I cristiani cattolici sono obbligati per dogma a credere nella seconda venuta di Cristo, nel, nel catechismo, credo nel capitolo 675 o qualcosa del genere, c'è un paragrafo del catechismo dove la Chiesa Cattolica crede nella seconda venuta di Cristo, la quale, la quale sarà anticipata da grandi persecuzioni nella Chiesa, da grandi avvenimenti e poi verrà Cristo a instaurare sulla terra il regno di Dio, della pace, della fratellanza e della giustizia. Non tutti saranno meritori, ma solo quelli che hanno messo in pratica gli insegnamenti del Vangelo. Il messaggio è esattamente una conseguenza di questa profezia che mi ha, nei messaggi che ho ricevuto da Gesù, straordinariamente, e sono strafelice di questo, mi ha detto coloro che si salveranno, cioè coloro che erediteranno il regno di Dio, non sono solo, non sono i credenti, sono quelli che faranno la volontà di Dio, cioè che metteranno in pratica l'amore per il prossimo. Quindi l'ateo, il laico, il buddista, l'islamico, il, eh, il seguace di Krishna, eh, il... Il panteista, tutte quelle persone che mettono in pratica l'amore per il prossimo e con il senso della giustizia, mi ha detto Gesù Cristo si salverà. Quindi è un, un, un grande messaggio rivoluzionario. Tra, tra l'altro Cristo è stato un grande rivoluzionario. Cristo ha puntato il dito nel sinedrio dicendo serpenti, razza di vipera, era la sua chiesa. Cristo ammoniva i discepoli quando vedevano gente che non erano con loro e che non erano con Cristo, gli diceva se sta facendo del bene, lasciatelo fare. Ci sono passi del Vangelo che potremmo parlare a lungo dove Cristo manifesta il messaggio universale. E, e come non possono questi esseri extraterrestri scegliere? Gesù Cristo come punto di riferimento. Non è a caso che gli extraterrestri guardano nel Cristo la persona più importante della nostra storia, perché Cristo è un grande perverso, un grande rivoluzionario, è l'istigatore massimo alla non violenza. Lui ti impone con ti impone con grande, con grande forza e quindi perverso per la nostra società perché nella nostra società andando contro la legge della natura Cristo va contro la legge della natura perché ti impone la non violenza se ti, se ti prendono a schiaffi fatti prendere a schiaffi cioè è una cosa assolutamente di valore di un amore non spiegabile ma lo chiede per te, se ti fanno del male a te non devi rispondere con violenza, ma impone anche la difesa dei giusti, la difesa dei bambini, la difesa di coloro che sono perseguitati, lì grida la giustizia del Padre. Questo è il Cristo che hanno scelto questi esseri e per questo la loro missione è messianica. È il Cristo che ci sforziamo di servire anche noi. E quindi, lavorando nell'azione, nell'azione quotidiana, noi aspettiamo la seconda venuta di Cristo. Chi non fa niente nell'azione quotidiana, si può prendere tutte le confessioni, le comunioni del mondo, si può mangiare Cristo ogni sera, ogni giorno a messa, non sarà salvo, si salverà solo chi ha lavorato a favore della vita questo è il messaggio in sostanza più importante che ho ricevuto in questi 30 anni